su Pokémon Hacking! Yeah! Qui puoi fare cose come... Fogliarare utenti con messaggi privati! Spammare in shout e poi venire banati dell'admin di turno! Creare potentissime acrom piene di nuovi Pokémon! Nuovi! Iscriviti now! Tua madre! Benvenuti, questo sarà un tutorial molto veloce presentato dal signor founder Ivan FCK e... il signor Paco. Eccoci qua. Allora, partiamo subito che l'homepage si presenta in questo modo. Avete i vari pannelli utente per modificare le vostre preferenze e i messaggi privati, appunto, per scrivere messaggi privati. E nella prima pagina potete vedere le news, quali la Gazzetta, che è un... non mensile, bimensile o trimensile che scrivono i nostri utenti e siamo gli unici a farlo praticamente, e informa appunto l'utente su quello che facciamo e sul mondo hacking in generale. Poi c'è la nostra storia, che appunto dalla nostra nascita, e i vari concorsi aperti a tutti, dalla miglior hack alla beta eccetera eccetera, e successivamente verranno aggiunte anche i live. Potete vedere anche le varie sezioni da cui è composto il forum. Qui ci sono le discussioni, quindi quando voi aprirete una sezione si aprirà questa pagina. Come potete vedere sono tutte ordinate con i vari prefissi, poi faremo vedere come si importano, come si inseriscono, e qui c'è anche la possibilità di vedere se una discussione ha gli allegati con la classica clip, e anche votare la discussione, quindi cliccando sulle stellette. Bene, ci troviamo quindi nell'interfaccia della discussione. Come vedete in alto a sinistra c'è il nome della discussione con il prefisso che potete mettere, giusto per rendere più ordinato il tutto. Esatto. Se non lo fate siete dei nabbi. Dei nabbi. Poi a sinistra c'è anche il nome utente con l'avatar, i messaggi e il Pokémon che potete donare per poi comprare magari tileset o sprites privati sul forum. Esattamente. Poi abbiamo un'intera discussione molto ordinata, cercate di essere ordinati quando scrivete. Poi abbiamo anche la gente che mette mi piace alla fine del messaggio. Potete mettere mi piace anche voi cliccando su questo tastino buggato dove ora c'è Stunfisk. Potete anche mandare mail o MP agli utenti per stalkerarli e fargli due balle così. Potete taggare anche gli utenti in discussioni, ma quello lo vedremo tipo adesso. Esatto, lo vediamo adesso. Tipo adesso noi vogliamo rispondere al post di questo ragazzone che si chiama Dr. Loke. Clicchiamo cita, così lo tagghiamo, no? E ci si apre una bella schermata molto colorata, adatta ai bambini. Noi possiamo ritaggarlo cliccando chiocciola Dr. Loke. Esatto, vedete che il forum è abbastanza intelligente e intuitivo. In questo caso verrà un avviso al professor Loke, e gli avvisi, come potete vedere, sono poco sopra i messaggi privati con un pallino rosso con un punto esclamativo. Poi possiamo scrivere tipo parole come sbiribillo, e poi per controllare come sia venuto il messaggio clicchi su anteprima messaggio. Tasto molto sottovalutato. Come potete vedere il nome del dottor Loke è in azzurro, e noi possiamo anche modificare sbiribillo con B, rimettere la parola in grassetto, con I in corsivo, con U in sottolineato, poi potete metterlo centrale o che ne so, poi potete anche cambiare le dimensioni del testo, mettiamo grandissimo e lo facciamo di colore blu, che blu è meglio, best colore punteu. Poi clicchiamo su anteprima risposta e sbiribillo centrato e corsivo sottolineato. Esatto, esatto. Ricordiamo che le funzioni sono anche sopra, quella di spoiler, quella di marché, che sarebbe il testo in movimento da destra a sinistra, e la funzione strike, che sarebbe il testo sbarrato. Quindi se uno non conosce i comandi, comunque cliccando lì vengono fuori in automatico i BCC code. Diamo il benvenuto e diciamo a tutti ciao belli, diamo un benvenuto. Come potete vedere, caricamento velocissimo a causa della mia connessione. Facciamo new friend, che sarebbe nuova discussione. Esatto. E adesso mi raccomando, fatelo, presentatevi al forum, perché così almeno non passate da maleducati. Possiamo mettere oggetto della discussione, mettiamo Flygon Nabbo. Esatto. E poi possiamo scrivere cose. Esatto.
le funzioni rimangono uguali. L'unica cosa in più è che potete inserire anche un sondaggio, puoi farlo opaco. Quando te invi la discussione viene riportato praticamente nella pagina dei sondaggi, quindi puoi inserire tutte le cose che vuoi fondamentalmente. E per inviare la discussione cliccate su invia discussione. Adesso noi vogliamo aprire un topic sulla nostra hack con 70 regioni e 24.000 Pokémon. La chiamiamo Pokémon. Tutti i Pokémon e tutte le regioni e gli mettiamo come prefisso blu. Blu, perché blu è meglio. Per editare una risposta basta cliccare sul pulsante appena compare, perché il caricamento è lento. Carica lento, lento. Lento. E c'è il pulsante, comodissimo. Poi c'è anche la comodissima chat del forum, accessibile cliccando su chat in alto. In alto, mi raccomando, chat in alto. Qui porta... non c'è, anzi, qui, accento sulla I, non c'è molta moderazione. Ma, mi raccomando, non insultatevi, perché sennò bantiamo a tutti. Poi mettiamo un nome, ci chiamiamo Pino lo Spazzino. Clicchiamo go ed escono cose e scriviamo tipo in chat cose molto educate come suka, poi clicchiamo sulla X per uscire prima che ci bannino e rientriamo. Esatto, i messaggi privati sono qua praticamente, vedete Paco non ne ha molti quanti ne ho io ne ho 2064, quindi vinco, perché a me mi rompono le balle spesso, non sto scherzando. Comunque qui ci sono un sacco di funzioni, oltre ai messaggi c'è anche tutto il vario menu con gli avvisi, quindi puoi eliminare gli avvisi, modificare il profilo, eccetera, insomma amici e tutto quanto. Quindi per comporre un messaggio basta andare su componi, messaggio, e quando si apre devi inserire appunto il nome utente, che tipo mettiamo Ivan. Esatto. FGK. Esatto, che poi te lo fa venire in automatico, te lo viene. Oggetto Snarf. Esatto. Messaggio Flygon Nabbo. Perfetto. E poi adesso inviamo l'MP e aspettiamo una risposta. Ecco, in alto a destra esce hai un messaggio privato non letto. Se te clicchi esce re due punti Snarf con il messaggio del nostro caro utente Doc e senza accento Nabbissimo. Esattamente. Bene, qui invece in fondo al forum c'è team del forum, quindi potete vedere chi è che amministra questo forum. Non badate ai due founder, in realtà ce n'è solo uno. Comunque, no, scherzi a parte, qui potete almeno contattare chi di dovere, insomma, se vedete qualcuno che se volete far la spia, fondamentalmente sapete a chi farla in questo caso. Allora io adesso ho la skin di Swampert perché è un figo, ma mettiamo il caso che mi voglia cambiarla all'improvviso, dobbiamo andare su dove? Pannello utente, giusto, nel menu a sinistra su modifica opzioni. Esattamente, andiamo qui su modifica opzioni e ci sono tante opzioni appunto, e c'è anche altre opzioni, lingua e stile board, possiamo mettere Giratina Darkrai. Esatto. Clicchiamo su aggiorna opzioni e adesso diventeremo tutti degli emo depressi. Ok, qui potete vedere c'è anche donazione che serve per sostenere il forum, insomma chi lo vuole, e anche per guadagnare molte Pokémon. Con i Pokémon si può diventare Gold User, quindi avete dei privilegi che potete leggere nella sezione appunto Shop. E ultimo e non molto importante è anche il fatto che chi diventa Gold User ha la webmail, quindi una mail personalizzata con un suo nick, un suo nome eccetera, con chiocciola pokemonhacking.it. quindi chi è che vuole una mail personalizzata del forum la può ottenere appunto diventando Gold User.
e più avanti avremo anche, oltre alla maglietta acquistabile, anche adesivi eccetera, insomma, cappellini molto swag.